Posso bello? Aspetta. Bolle. Aspetta, dico, fammi sta come da me una bella caffè. Dai, quindi mi so capire, mi sa già stare a posto. Penso li fatti tu. Bere un caffè con un napoletano è veramente meraviglioso. Però il caffè l'ha fatto lui, questa è la differenza. Troppo caldo? È appena fatto, dico. Aspettiamo un po'. No, vabbè, sì, lo sosseggiamo. Quindi okay. Ce lo dobbiamo bere come l'acqua, Guarda che belli che siamo, come sempre. Ma il caso, sei bello tu, io non so bello. Tutti. Ma ricca. Tu stai bene, l'ho pagamento. È un caffè. Non esagerare. Ricca, sei buono, ti sei bloccato. Cos'è? Ci sento una voce, Marietta. La voce? Quale voce? Un caffè. Meno male che c'è quel ventilatore, che non può fare qua. Se no, tu devi mettere la giacca, capito? Metti pure la sciarpa. No, per l'eleganza, perché bisogna essere sempre eleganti. Ma tu l'eleganza ce l'hai dentro, Riccardo, non c'è bisogno di capire la giacca a te. Tu sei un uomo elegante, tu. Grazie, Marietto. Punto. Grazie. Però, anche l'elemento esterno. Ho capito, però comunque tu sei un uomo molto elegante. Ogni tanto camma fa, aspetta, dico la frase che mi piace. No, ma ti voglio dire una cosa. Ogni tanto, no, non dico spesso, perché non voglio che c'è su ventilatore, voglio una spolverata. Ah già, è vero, se te ne ragnatelo attaccato. Hai ragione. No, da chiappi la ragnatela in bacio mentre da... Hai ragione, ma... vedi tu, c'è uno straccetto qua, c'è un secondo a pulire. Questo non serve a niente, a niente. No, a qualcosa serve, se no le persone non fumerebbero. Serve a distendere, ma... i nervi. Sì, ma è tutta una cosa, sì, vabbè, buonanotte. Serve a distendere anche. Hai detto bene, solo a distendere. Quello sì. Allora, dicevi? È che sono innamorato. È una bellissima cosa, finalmente. Ti ricordi quando facevamo i dialoghi? Che mi dicevi le donne, papà, tutte le cose che dicevi. Vatti a rivedere tutto quello che ti dicevo. Andate a rivedere tutti i dialoghi precedenti. Tutto quello che ti ho detto si sta alberando. Quando io ti ho detto, inizia a uscire con una donna. Adesso ho trovato la donna ideale. Ecco. Ti ricordi quando all'inizio facevamo i dialoghi? Tu cosa pensavi? Che mi dicevi, no, io non mi innamoro più, io... No, invece mi sono innamorato a 47 anni. Adesso ne ho 48. È bellissimo, non stai meglio? Stai meglio o no? Hai visto? Invece tu hai tutto non so se si può dire, questa la voglio dire, perché un po' di intimità bisogna darla, secondo me, un po' di quello intimità. È la tua scelta, io non ti chiedo niente, non entro nella tua privacy. Però ieri, Marietto, ieri... No, già, scusa, è meglio che tu film. No, da me. No, sì, da me. No. Non dire niente. No, ma una cosa che tu fai solo hai, no, capito? No, Marietta, è meglio che c'è nelle cabine di legno, allora. Non gli andava a male. Ci sono ancora, capito? Io che facevo? Andavo a fare i buchi in queste, come nei film che mo vedi. Sì. E dopo quando vedevo quella bella ragazza, eccetera, poi aspettavo quando lei andava in cabina, sai, si cambiavano i costumi, dopo. E io dove avevo fatto i buchi il giorno prima. Siamo con i miei amici cugnizi. Ma da scugnizzo, questo l'ho fatto. Ah, questo l'hai fatto, quindi? Sì, vabbè, l'hanno fatto tutti, non mica solo io. Era una cosa, capito? Anzi, ci vendavamo le cabine. Facevamo il mercato delle cabine. Come il mercato dei calciatori. Dicevo, senti, ma mi fai prego la cabina? No, ma mi devi comprare un ghiacciolo, se non ti faccio guardare. Dice, no, vabbè, se tu compri un ghiacciolo, posso venire a guardare pure io. Accanto a un ghiacciolo e faccio già guardare. C'era già business. Il business dei ghiaccioli, da lui poteva venire, oppure io chiedevi di andare a vedere, perché magari qualche bella ragazza che andava nella cabina sua, con lui c'erano le sue cabine, già avevamo, capito? No, ti faccio guardare a te, facevi, C'era già un... E gli ha accanto un ghiacciolo, accanto un ghiacciolo e ti faccio guardare. No, ecco, l'ultima cosa, prima che Marietto si spenga, adesso sa.
si spenga, nel senso che non abbia più voglia di fare questo dialogo. Non so se abbiamo, in tutti i dialoghi che abbiamo fatto, non so se tu mi hai parlato mai del primo giorno che ti sei innamorato. No, non abbiamo mai parlato. Ma anche perché me lo devo ricordare. Non è il problema. Sarà la di mezzo secolo fa. Lo so, ma nella tua mente il primo amore, come quando è stato? È stato quando andava alle elementari, mi è innamorato di una ragazzina. Però lei non lo sapeva. Sai, quelle cose che non... Non hai mai detto. No, io... Però dopo, quando... Però verso i 10 anni ho iniziato con la ragazzina. Già a 10 anni? Sì, sì, vabbè, ma non è che bacino. Sì, sì, però già quindi... Come no? La corteggiavo, andavo sotto al suo palazzo, aspettavo, la portavo a fare i giri in bici, ero tutto contento, quando lei veniva in bici con me mi sentivo il re di Napoli. Era bellissimo. Quando la vedevo mi emozionavo. Poi facevamo le feste in casa, cioè i lenti, no? Facevamo. Sì, sì. E là pure ho fatto un bel periodo, no? Allora io ballavo sempre con lei, ma l'abbracciavo e ero contento, sai, già per l'abbracciare. Poi cos'è, quando facevamo queste feste in casa, c'era quello che era detto allo spegnimento della luce. Perché siccome c'erano i genitori, no? C'era uno che noi dicevamo, guarda, tu quando ti diamo il segnale spegni la luce. Perché noi potevamo stringere più la ragazzina, dai, questa cosa qua. E questo giorno si fa, ma perché devo sempre spegnere io la luce? Cioè, ma perché noi potevamo il soggettore a far spegnere la luce. Ma sempre la devo spegnere la luce, ma qualcun altro la può spegnere la luce. Era quello che ha detto alla spegnitura. E allora ballavamo i lenti, facevamo i segni, quello spegneva la luce. E si giocava a sta ragazzina, perché poi c'era il genitore che arrivava. Durava pochissimo. Dopo pochissimo, il genitore mi dice, ma che state facendo? Il genitore, che state facendo? Ha picciato sta luce. È troppo bella, Era bellissimo, ricordo. Bellissimo. Ah no, questa è una cosa stupenda. E poi c'era mentre ballavi, il gioco della spazzola, che uno veniva e ti faceva con la spazzola... Vuol dire che dovevi cambiare. Tu dovevi lasciare la tua, diciamo, ragazza, doveva ballare lui, no? Sì, sì, sì. E là pure succedevano i casini. Uno non e vuole. No, perché uno voglia... A me mi dovevano consumare la spalla. Perché tu avevi la... Mi attaccavo come una piova. Poi già tu dicevi, senti, ma te ne hai io, lasciami stare. Ma con Marone, però non è giusto, non è corretto. È sempre quello che spegniamo. Come ci fa a fare questo gioco? Ah, ma io usavo un gioco, la spalla. Che ne venivo? Ma c'è finta di niente. Stavo tutto a sentimento, pensavo a lui, la spalla. Poi mi dice, siete ne hai? Che stai a vagliare lì? Spazzo. Che stai a vagliare lì? Adunato. No, volevo dire, e prima o poi, Marietto, ci sarà qualcuno che spegnerà la luce per sempre. Questo non può dire. Shine, the moon and stars will say you're mine.